Salve a tutti, benvenuti in questo tutorial. Oggi andremo a vedere come giocare su Facebook tramite la piattaforma Gameron. Praticamente sarebbe tradotto dall'inglese stanza dei giochi, game, giochi room, stanza. Allora, questo qua ve lo dovete installare. Per installarlo dovete andare su Facebook, sul menu sulla vostra sinistra, cliccate altro. Scendere giù, andare su giochi, andare installa subito l'app, vi porta a questa pagina qua, installazione gratis, installate il programma. Una volta installato, praticamente a voi vi apparirà in questo modo. Adesso io la vado ad aprire. Ci vuole un po' di tempo per caricare, eh? Praticamente è una specie di Steam, di portale Steam, dove avete i vostri giochi preferiti, potete fare degli screenshot delle partite e condividere le vostre partite con altri amici, giocare online, eccetera, eccetera. Adesso sta caricando. Beh, mettiamo in pausa prima che carica, ci vuole un po' di tempo. Ecco fatto. Come vedete, è aperta l'applicazione. Ci sono tutti i vari giochi. Allora, se voi andate su categorie, praticamente vi trovate tutti i vari giochi per tipo di categoria. Vedi, giochi di simulazione, giochi di quiz e paroli, giochi di rompicapo, giochi di ruolo. E giochi di costruzione, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche i nostri giochi scaricati, le mie partite, e questo è il gioco che mi sono scaricato, e questo invece è disponibile immediatamente senza che ve lo scaricate. Se noi clicchiamo giochi scaricati, ci sta i giochi che praticamente noi abbiamo scaricato. Fai gioca subito, oppure, ad esempio, fare. Oppure installarvi altri giochi. Ok? Torniamo un attimo sulle mie partite. Qua ci sono i giochi che io ho giocato. Basta cliccare e praticamente vi carica subito il gioco. Proviamo subito a caricare un gioco. Questo è abbastanza pesante, perciò ci vuole un po' di tempo per caricare. Vedi, qua dice condividi uno screenshot della tua partita con i vari amici. Qui potete ingrandire lo schermo, qui fare un refresh, tornare indietro. Salva un collegamento rapido di questo gioco che ve lo mette praticamente qua. Scusate, eh. Come vedete, insomma, io ho caricato un gioco, vi ho fatto vedere, praticamente voi lì andate voi stessi a guardare, insomma, quello che vi interessa. Cliccando qui la freccetta si diminuisce, tornando qui fa i vari cosi dei giochi. Spero di esservi stato utile su questo tutorial, specialmente per i più giovani. E ci vediamo sul prossimo tutorial. Ciao e buona giornata.